La Rivarolese scende al Mascella di Rapallo con l'intento di conquistare i 3 punti sin dall'inizio, prende il pallino del gioco in mano, sfiorando il gol in 2 occasioni e sempre con Romei. Nella prima il numero 11 sfrutta l'indecisione del portiere locale e mette fuori con i piedi, nella seconda alza troppo la mira con un colpo di testa. Il gol arriva al 30° con Nappello che svetta più in alto di tutti e insacca la palla dell'1-0 per gli ospiti. Al 35° Oliviero potrebbe raddoppiare, il suo tiro viene deviato da Garrasi, ma la palla termina fuori di poco. Il gol è rimandato solo di 5 minuti quando al 40° Oliviero conduce l'azione di contropiede, serve De Persis che mette alle spalle del portiere locale. Finisce così il primo tempo 0-2 per la Rivarolese che scende in campo con una determinazione eccessiva. Nel secondo tempo al primo affondo la Rivarolese cala il tris con un'azione personale di Ciminelli. Il poker arriva al 75° con Gambarelli che riceve palla da una rimessa laterale e mette nel palo più lontano per il portiere locale. Finisce 4-0 per gli ospiti dopo 4 minuti di recupero.